Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, oggi andiamo a valutare la partita Ternana-Pisa finita 1-1, giornata di Santo Stefano. E che dire, veloci, Pisa è sceso in campo con le idee giuste, la mentalità giusta. La Ternana è partita forse più forte, ha accelerato subito, ma il Pisa via via ha preso le misure. Quindi abbiamo visto un Pisa aggressivo, veramente aggressivo, e via via nel corso della partita ha preso il pallino in mano. Abbiamo creato a più non posso. Quindi Lisandro ha tirato, ha trovato una deviazione e il Pisa è passato in vantaggio. Nel calcio c'è anche questo. Nello scorrere della partita il Pisa si è sempre andato propositivo, ha sempre creato, quindi non siamo mai andati secondo me in sofferenza. Finisce il primo tempo sull'1-0. Nella ripresa la Ternana parte forte, primi minuti, 2-3 minuti, segna Sorensen, anche lì ha trovato una deviazione, insomma alla fine siamo sull'1-1. Pisa non si dà per vinto, Pisa va avanti, crea ancora, e con Canestrelli troviamo la rete, poi annullata per fuorigioco da parte del VAR. Insomma, VAR ha valutato, c'era il fuorigioco, quindi rete annullata. Non si è dato per vinto il Pisa, quindi non è andato giù di testa e ha continuato a creare. Abbiamo creato veramente, veramente tanto, e la Ternana è andata in sofferenza. Nel finale, diciamo così, la Ternana ha fatto 2 o 3 tiri veramente pericolosi, dove Nicolas si è impegnato veramente tanto. Comunque sia, noi abbiamo veramente creato. La partita finisce sull'1-1. Bene, questa è stata la partita. Allora andiamo a vedere subito. Nicolas 7,5. Chiude bene sulla diagonale di Raimondi e purtroppo nel secondo tentativo di Sorensen in sacco. Paratona da terra sul Casasola, riprende sul doppio intervento di Lucchesi. Comunque sia, Nicolas 7,5, Barbieri 6,5, bravo, osservatore di energie inesauribili, limita al massimo i pericoli, quindi bene. Caracciolo 6,5, benissimo, bravo, tempismo perfetto sugli interventi, eccetera. Abbiamo ritrovato il nostro Caracciolo. Canestrelli 6,5, ottimo pomeriggio, veramente tranquillo, ottimo per lui. L'occasione purtroppo gli va male per il VAR, però alla fine bravissimo. E Esteves 6,5, bene, gioca con un piede solo, cioè il sinistro, quello che più, e lo fa con eleganza e con precisione. Poi entra Hermansson al 68esimo, 6, anche lui si dedica, diciamo così, al contenimento. Piccinini 6,5, un inizio così, però poi costretto a prendere il giallo, perché purtroppo costretto a prendere il giallo, però si riscatta immediatamente e si inventa l'assist, no? Per Tramoni. Dal 46esimo Nagy 6, contributo onesto alla partita. Marin 6, oggi mi è piaciuto giusto, poteva fare e dare qualcosa di più. Tramoni 6,5, bravo, perché la sua girata è stata, diciamo così, micidiale. Trova la deviazione e insacca. Arena 6, ritrova la maglia da titolare dopo tanto tempo, con il compito di andare in pressione su Falletti e cercare la giocata. Meglio forse quando si sposta a destra. Dall'89esimo Torre Grossa senza voto, perché ha giocato veramente poco, quindi non si può dare una valutazione. D'Alessandro 6, riciclato a sinistra, però diciamo quando si lancia veramente un motorino, quindi accelera, non fa prigionieri quando accelera. Moreo 6,5, io do 6,5 amore oggi, per il lavoro che ha fatto, c'è avanti, indietro, però vabbè, a parte di là che ha preso il palo, attraverso, come dico sempre io, pali e traverse sono gol non fatti, come quando Lascoli ha preso il palo, no? Sono gol non fatti, cioè alla fine quello è il discorso.
ma ha sprecato tanto. Ha sprecato veramente, veramente tanto. Questo è il discorso. Comunque, va bene così. Aquilani 6. Aquilani 6. Va bene così. Io volevo dire una cosa. Guardando il tabellino, i tiri totali sono stati 12 per la Ternana e 14 per noi. In porta 7-2. Così riporta Bellino, io direi 7-3. Alla fine, nel finale, la Ternana ci ha tirato qualcosa di più. Ma perché? Perché noi abbiamo, ma io dico in porta, perché abbiamo sprecato veramente tanto. Cioè, creiamo e poi quando arriviamo alla fine si spreca tutto. Avete visto, tante volte abbiamo centro area, arrivavano palloni, non c'è nessuno. Ma fai? Questo è il discorso. Bisogna porre rimedio a questa situazione. È inutile creare, poi alla fine quello che conta è finalizzare. Cioè quello che te crei lo devi finalizzare. Allora, andiamo a vedere anche il calcio d'angolo. 10 per noi, 4 per la Ternana. Il discorso è questo, cioè insomma, e non me lo leva dalla testa nessuno. O qui si trova la via di trovare una punta che si chiama punta, o diventa veramente un problema. Ma non un problema, perché alla fine io credo che se va avanti così, ma se, ci dovremo salvare, insomma, 22 punti, avete visto la classifica, alla fine ti dà la salvezza, ora come ora 46-47, insomma, dovrebbe essere lì la salvezza comoda. Ma non è tanto un discorso di salvezza comoda, è tanto un discorso di arrivarci, io spero di arrivarci almeno con 2-3 giornate d'anticipo, questo discorso, per essere tranquilli, poi l'anno prossimo si vedrà. Però se non troviamo, o meglio, bisogna trovare una punta che faccia la punta. Cioè, quando arriva il momento, finalizzi. E allora noi, per tutte le occasioni create, anche in altre partite, vedasi Palermo e Catanzaro, secondo me il discorso sarebbe diverso per quanto riguarda il fattore classifica. Ma io sto dicendo per quanto riguarda l'ultimo rapporto, ma poi ce ne sono state altre. Questo è il discorso. Va bene, non mi allungo qua, mi fermo qua, perché ormai mi sembra chiara la cosa, no? Quindi speriamo che la società a gennaio ponga rimedio a questa catastrofe, catastrofe tra virgolette, voglio dire. Oggi comunque abbiamo visto veramente una bella partita, insomma, bel gioco sia da una parte che da un'altra, ma noi sicuramente se vincevamo non avremmo rubato niente a nessuno, perché Pisa, per quanto riguarda occasioni create e per quanto riguarda la mole di gioco, noi avremmo avuto sicuramente avremmo dovuto vincere, ecco, questo è il discorso. Vabbè, comunque io mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.